presentarvi il mio programma musicale Il Giro del Mondo in 88 tasti, un viaggio attraverso le tradizioni musicali d'Europa e d'Oltreoceano raccontate dai grandi compositori della storia. Il programma musicale è molto interessante perché valorizza il repertorio pianistico ma anche le capacità timbriche del pianoforte e in più fa un focus sulla natura dei popoli che andremo a conoscere attraverso la musica, dando all'ascoltatore tantissimi spunti di riflessione. Come avete già ascoltato, il viaggio comincia nel cuore dell'Europa, da Vienna, quindi dalle serate viennesi di Franz Schubert trascritte da Liszt, e prosegue subito in Polonia con Friedrich Chopin e la sua nostalgia per la terra natia. Che riesce a sublimare tutte le musiche popolari della sua terra nelle rapsodie ungheresi, quindi riesce a raccogliere tutto il materiale musicale anche dal punto di vista melodico, armonico e timbrico e a farne delle straordinarie opere per pianoforte. Continuiamo il nostro percorso nella Russia di Tchaikovsky, che nella Dumka, scena rustica russa, riesce a descrivere pienamente il carattere profondo dell'anima russa, senza dimenticare di destinare quest'opera ai pianisti più virtuosi. Ci prepara per un viaggio un po' più lungo, infatti partiremo dall'Estremo Oriente e dalle impressioni esotiche che Debussy scrive nel suo Pagod da estante. Siamo immediatamente negli Stati Uniti con George Gershwin, che al pianoforte scrive i tre prelude densi della Popular Music Made in USA. Direttamente in Brasile, che con il suo chorô per pianoforte denominato Alma Brasileira descrive tutta appunto l'anima del popolo brasiliano, è sempre mista tra allegria e nostalgia. Thank you.
nostro viaggio sempre in Sud America, ma questa volta nelle Pampas argentine con Alberto Finastera, che con le sue danze argentine Opera 2 riesce a dare uno spaccato della vita popolare dell'Argentina d'inizio Novecento. Beh, che dire, allora speriamo di vederci dal vivo e pronti per il viaggio, allacciamo le cinture. Un saluto a tutti.